ma comunque non volevo un commento turistico, una domanda per Ferzan. Volevo sapere, siccome lui è riuscito a ambientare il film benissimo in questa città, volevo sapere che cosa ti ha regalato cosa ti ha regalato Lecce, che cosa ti ha sorpreso? Io sono molto per Salento, lo sto dicendo dappertutto, sono molto attaccato alla città di Lecce, al Salento, ma soprattutto al comportamento delle persone, cioè una città potrebbe essere bellissima, meravigliosa, dei paesaggi stupendi, si mangia benissimo, tutto quanto, ma la cosa che fa bellissima Lecce, la cosa che fa bellissimo il Salento le persone, il loro comportamento verso il prossimo, quello proprio andando in giro prima della ripresa del film, da perfetto sconosciuto sulle piazze, ai bar, insomma lì ho avuto una sensazione molto molto bella, molto forte di un comportamento di un'Italia che forse negli anni, fino agli anni 70 era così. Questo lo trovo bellissimo. È una città che mi ha dato molto, una regione che mi ha dato molto sia durante le riprese ma anche umanamente. Io mi sento molto più forte oggi perché comunque ho conosciuto della gente che mi danno più fiducia verso la vita, verso le persone. E allora adesso facciamo parlare Fantastichini, perché sto cercando da prima di fargli avere un microfono. Mi piacerebbe che ci dicesse, in questa stagione di commedia e di film italiani che raccontano spesso le famiglie e anche specialmente i padri, ecco, questa figura di padre rispetto a questa storia e poi credo insomma un rapporto consolidato con il cinema di Ozpeck, ormai o no? Spero. Devo dire, io sono padre, ho un figlio di 13 anni e quindi diciamo che vivo questo tema dall'interno, sono in pieno psicodramma, insomma. Sono molto più affascinato dai padri, dalle storie che raccontano dai padri perché sono padre, poi sono padre pure che non ha il quotidiano con il figlio perché vive con la mamma e quindi diciamo, credo che quando si salta questo gradino di diventare padri cambia completamente l'obiettivo, cambia completamente il punto di vista. La cosa che mi interessava molto di Vincenzo, e lo dico sempre, l'ho detto anche ultimamente in qualche intervista che mi è capitato di fare, io rifiuto il termine omosessuale perché mi sembra già una connotazione razzista di per sé stessa. Ho fatto uno spettacolo a Siracusa 10-12 anni fa e qualche mese prima un padre aveva ucciso un figlio perché era omosessuale, cioè questo orrendo punto di vista, appunto, che è questo e che è continuato e che mi riferisco alla frase, a una domanda che ha fatto il giornalista prima dicendo perché parli del 2000, del 2010, perché l'omofobia che è in atto oggi e ritorna una certa violenza nei confronti della diversità è veramente preoccupante e impressionante. Dico sempre che agli italiani in generale se gli dici mettiti seduto che adesso ti racconto una storia molto seria, si alzano e se ne vanno perché non gliene frega niente. Se invece gli diciamo, oh, lo sai che ti devo raccontare la barzelletta, ti siedi e poi gli infili un'altra cosa, invece seria e tematicamente profonda, questo può cambiare un punto di vista. E io tengo moltissimo al fatto che questo paese cambi certi punti di vista, perché è il mio paese, è il paese al quale pago le mie tasse, è un paese che rispetto per la sua cultura, per la sua provenienza, ma che non rispetto più, per le sue scelte, soprattutto per le sue scelte umane. Per me esistono le persone, tout court. Non c'è un altro punto di vista, ci sono le persone, i loro orientamenti sessuali, i loro orientamenti religiosi, forse quelli politici mi preoccupano un po' di più, ma quelli sessuali e quelli religiosi sono un tema privato, ognuno ha il diritto di vivere la sua vita come vuole e vedo che è un paese che si sta spingendo nelle tenebre per certi aspetti rispetto a questo punto di vista. Io dico che la cosa che si dovrebbe domandare un genitore fondamentalmente nei confronti dei propri figli, la domanda che dovrebbe farsi è soltanto una: sei felice o sei infelice?
Questa è la domanda. E non lo dico, certo è chiaro che non vorrei che sembrasse poi ingenua questa affermazione, perché so benissimo le difficoltà che hanno le persone, e mi rifiuto di usarlo questo aggettivo, di parlare di diversità, perché io non la vedo, non esiste. Ci sono delle persone meravigliose, delle persone meno meravigliose, delle persone intelligenti, siamo tutti uguali socialmente, ma poi ognuno di noi sviluppa un cammino diverso. E credo che questo film, per le modalità in cui siamo riusciti, grazie a Ivan, alla scrittura, e grazie al lavoro di Fersane, e grazie al lavoro di tutti quanti insieme, a riuscire a far vedere l'abisso dentro la luce e la luce nell'abisso. E questa è una cosa che nel film mi piace moltissimo. Si sorride, c'è tenerezza, ma ogni tanto arrivano dei grandi calci, insomma, al basso ventre, perché si parla di temi anche oscuri del nostro paese. Ho tentato nel ritratto di Vincenzo di raccontare un uomo che è anche vittima degli stereotipi, delle convinzioni, del suo totem, di quello che gli hanno detto, si chiama coazione a ripetere. È quello che a volte le persone purtroppo fanno senza farsi mai delle domande personali e dirette. Io dentro di me mi auguro di sollecitare, attraverso il lavoro che ho fatto con Vincenzo, queste domande alle persone, ma al di là del tema del rapporto con l'omosessualità, ma sul tema dell'albero, della tradizione, che debba essere superato e debba essere trasfigurato. E ringrazio Fersan di avermi dato l'occasione di raccontare un personaggio, e mi auguro anche che, se soltanto riesco a far cambiare idea a una persona, questo è già un grande risultato. Grazie. E allora, io credo che siamo in chiusura, c'è solo... Su questo fronte abbiamo ascoltato poco Elena Sofia Ricci, ma per niente Carolina Crescentini, che è l'immagine su cui si apre il film. È una battuta, eh? E non parla, però le vorrei chiedere in fondo come si è trovata in questo gruppo. E sono poi, trovata, insomma, benissimo. Abbiamo parlato di bellezza femminile, c'è un'icona che attraversa il film. È stato assolutamente fantastico partecipare a questo film, perché... per tanti motivi, perché Ferzan ti guida, ti fa sentire protetta, sicura, serena, e ti racconta il personaggio in un modo che pian piano ti ritrovi dentro, perché la squadra era veramente una squadra, e non solo le persone che sono qui, anche le persone della troupe, e questo è assolutamente merito tuo, perché c'era proprio un clima... Io mi ricordo una sera, questa è fuori il set, che siamo andati a cena tutti insieme in un ristorante. Eravamo una famiglia, io ero una cena di famiglia, era Natale, e questa è una cosa assolutamente speciale. Poi l'atmosfera sul set calvese ha creato una luce incredibile. Mi ricordo questa scena della scala, della meravigliosa scala con la Bora di Trieste a Lecce, e è stato veramente una paura di cadere, è stato molto forte a livello emotivo. In tutto ciò con un grande divertimento, quindi sono proprio contenta di far parte di questo film. Cioè, e allora, chiudiamola qui, mi sembra che sia ora di chiudere. Io saluterei tutti. No, Elena, ancora una piccola cosa. Vai. Intanto grazie a Ferzan per non avermi fatto fare una mamma, perché negli ultimi anni sempre solo mamme. Quindi anche qualche amante negli ultimi tempi. Anche un amante, sì, al cinema mi hanno rivisto in questo senso, quindi grazie al cinema italiano, a Ferzan in modo particolare, perché mi ha dato questa opportunità meravigliosa di raccontare questa zia. E io spero di aver reso omaggio alle sue zie con affetto e con ironia, che penso che siano le due forme di linguaggio che Ferzan desiderava di più, insomma, no? Quindi, e poi la grande opportunità di essermi potuta mettere alla prova anche come donna, in un'epoca in cui tutto dobbiamo essere belle, bellissime, perfette, possibilmente rifatte laddove non ci si arrivasse in qualche modo. Ecco, invece, appunto, io arrivavo... Sì. La mattina sul set e mi massacravano per due ore, però due ore di trucco per arrivare a quello stato lì, vorrei precisare anche questo. E poi l'altra cosa, per l'emozione che io veramente non ho mai provato così forte su un set, perché questo, a parte veramente, io condivido completamente il bellissimo discorso che ha fatto Ennio, veramente molto... molto giusto, molto profondo, mi riconosco in tutto, ma io penso questo sia un film sull'amore anche in generale, sull'amore che ha mille sfumature, mille forme, non ci sono omosessuali, eterosessuali, ci sono mille possibilità di amare nella vita, ci sono possibilità di parlare, ci sono possibilità di tacere, ci sono mille modi,
ma l'emozione grande, grande che io ho provato sul set due volte, proprio ho pianto come una cretina, e in due occasioni, una volta quando Ferzen ha fatto vedere a Riccardo l'incontro con la nonna, il primo momento quando arriva che si raccontano la filastrocca, no? Io sono tornata bambina, in quel momento sono tornata indietro di più di 40 anni e ho rivisto mia nonna in cima alla scala, cioè io penso che questo, in questo film ognuno di noi ritrovi qualcosa anche della propria infanzia, delle proprie radici. E poi una cosa che proprio mi è particolarmente a cuore, se ripiango mentre la racconto, è questa danza finale tra i vivi e i morti, cioè in fondo è un sogno di tutti noi di poter danzare di nuovo con le persone care che non ci sono più, e questo veramente grazie Ferzen. Grazie Renato Pierici. Procacci, possiamo chiudere? Che dice? Lei...